La poesia ci salverà, è un auspicio in questi tempi di terrore e di lotta al terrorismo, ma è anche il titolo della giornata mondiale della poesia indetta dall'UNESCO. A Pescara si celebra in un modo particolare con le scolaresche che recitano delle poesie. In un momento come questo credo che la poesia abbia una funzione non solo di ricerca dell'interiorità, di comunicazione dei sentimenti, di espressione dei sentimenti, ma anche ha anche uno scopo sociale. Noi infatti, a differenza di quel che fanno in molte altre città italiane in tutto il mondo, io l'ho fatto anche all'estero per molti anni, qui a Pescara la facciamo come giornata di beneficenza a favore di bambini e di ragazzi meno fortunati di quelli che stanno leggendo questa mattina, che hanno bisogno di aiuto. Raccogliamo delle somme simboliche, 2 euro dei bambini e 5 degli adulti, per acquistare dei computer e dei dizionari di cui loro hanno bisogno. L'associazione si chiama Il Piccolo Principe. Quindi la poesia ci salverà non solo nel senso ideale del valore della poesia, che è indispensabile in un mondo come quello attuale, in cui tutti corrono, in cui le immagini, ma anche le parole, diceva un famoso poeta, Mario Luzi, di cui ricorre quest'anno il decennale della morte, dice: questo è un mondo pieno di parole, ma ciò che manca è la parola, la parola. Tamo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l'ombra e l'anima. Tamo come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori. Grazie al tuo amore vivo oscuro nel mio corpo, il concentrato aroma che scese dalla terra.